ritrovati alla web chat di Catanzaro in forma a tu per tu. Come avete letto sulle nostre pagine, ospite della puntata di oggi è l'avvocato Aldo Costa, direttore generale della Fondazione Politeama di Catanzaro. Buon pomeriggio, avvocato, grazie Buon mille. Buon pomeriggio a voi. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. In apertura dobbiamo fare però un attimo il punto sulla cronaca, in particolare sulle condizioni, sul maltempo che ha caratterizzato anche la nostra città, in particolare nella giornata di ieri. La situazione per quanto riguarda la città capoluogo sta lentamente tornando alla normalità. Avete letto sempre su Catanzaro Informa le indicazioni che arrivano da Palazzo De Nobili relativamente alla questione acqua in particolare. Quasi tutti i quartieri sono rientrati, diciamo, nella normalità, hanno l'acqua, tranne qualche quartiere a sud, Catanzaro Sala, Fondachello, ma chiaramente tutti gli aggiornamenti li trovate sul nostro giornale. Per quanto riguarda le scuole, lo dico subito perché riceviamo sempre tantissimi messaggi da parte degli studenti, non dovrebbero esserci problemi per il rientro a scuola domani, ma come sempre vi invito a leggere Catanzaro Informa e vi ringrazio soprattutto per le tante visite di ieri. Ieri nuovo record per la nostra testata dal punto di vista dei visitatori, 125.000, sono davvero tantissimi, grazie davvero per questo dato e per questo successo. Ma andiamo subito a parlare adesso di cultura, a parlare di teatro, del Teatro Politeama, e devo dire, avvocato, siamo reduci da questo bel sold out con la Bohème, il ritorno dell'opera al Politeama, tanto voluto dalla fondazione. Non siamo nemmeno a metà del cartellone, chiaramente ci sono ancora tanti appuntamenti, però un primo bilancio, anche perché abbiamo i dati degli abbonati e abbiamo i dati sui primi spettacoli che ci sono stati. Intanto stiamo vedendo proprio le immagini della serata di sabato. Ecco, direi che possiamo farlo questo primo bilancio di questa stagione. Una stagione, lo diciamo all'inizio, che è cominciata male, chiaramente, per la scomparsa di Mario Foglietti, che insomma tanto ha dato a questo teatro, e anche immagino per questa stagione che è appena cominciata, insomma, che è cominciata a novembre. Sì, innanzitutto io volevo ringraziarvi per l'invito, non solo ringraziamenti formali, perché Catanzaro Informa credo che sia una voce importante nel panorama dell'informazione regionale e anche per lo spazio e l'attenzione con cui segue la stagione del Politeama. Quindi questo è doveroso, ma ripeto, non è formale, ma ci credo veramente in quello che sto dicendo. Per quanto riguarda il Politeama, ovviamente anche questo spettacolo, l'opera lirica che ritornava dopo 7 anni a Catanzaro, è stata una serata nel ricordo di Mario Foglietti. Ricordava giustamente lei che questa stagione si è aperta in malo modo, come suol dirsi, perché Mario era l'anima del teatro. Era dall'inizio, da quando è stata fondata la struttura, direttore artistico, sovrintendente, sin dal 2002, sin certo, dalla sì. Serata inaugurale del novembre 2012, quando, ricordo, l'Arena di Verona, con uno splendido concerto, inaugurò il Teatro Politeama. Il ritorno della lirica era un impegno preso da me, dal consiglio d'amministrazione, dal sindaco e dallo stesso Mario. Mario aveva fortissimamente voluto un titolo di repertorio, un titolo classico, la Bohème, proprio perché questo genere di spettacoli, che è meno visto nella nostra regione, necessita anche in una fase iniziale di titoli facili, tra virgolette, conosciuti, di tradizione. E allora la Bohème rappresentava benissimo questa volontà del sovrintendente. Siamo riusciti in tempi veramente velocissimi, perché la lirica ha bisogno di altri tempi, di lavorazione, di preparazione, però ce l'abbiamo fatta con uno spettacolo che ha incontrato il gusto del pubblico. Oltre 10 minuti di applausi alla fine, credo che sia un bel riconoscimento per il lavoro che è stato fatto, ma anche perché nell'occasione sono state coinvolte maestranze locali. Maestranze locali non solo per quanto riguarda i tecnici, ma anche, per esempio, qualche truccatrice, qualche sarta, qualche cantante. Uh-huh. Minoliti faceva Parpignon, sì, nella Bohème, ed è un giovane cantante lirico catanzarese che sta crescendo molto bene, ma anche tanti musicisti nell'orchestra che
visto la collaborazione con l'orchestra del Cilea di Reggio Calabria, così come anche il coro. Sul coro siamo andati sul sicuro, perché in Calabria, io dico nell'intero meridione, sono pochi i cori lirici bravi come quelli di Reggio, quindi il maestro Tirotta e il coro Cilea sono delle garanzie, quindi abbiamo preferito andare, come si suol dire, sul sicuro. Con un ottimo direttore d'orchestra, Carlo Palleschi è veramente un bravissimo direttore d'orchestra, e un giovane regista del quale sentiremo parlare. Lev Pugliese, tra l'altro, è figlio d'arte, il nonno, il padre sono sempre in questo settore della lirica da 50 anni, e Lev Pugliese è uno di questi giovani registi che, ripeto, sono sicuro che tra qualche anno sarà uno dei maggiori registi italiani. Ecco, stiamo vedendo scorrere le immagini di questa bella serata del Politeama, una serata che si è aperta con, e l'abbiamo visto in precedenza, il sindaco Sergio Abramo e lei stesso sul palcoscenico, anche a punzecchiare un po', diciamolo pure, l'imprenditoria locale, le banche, le assicurazioni, insomma coloro che potrebbero stare vicini alla fondazione, potrebbero stare vicini al teatro e non lo fanno. Avete ringraziato chi lo ha fatto, cioè Giovanni Colosimo, ma perché secondo lei non si riesce a instaurare diciamo un rapporto collaborativo con questi istituti di credito, con le assicurazioni, diciamo con gli imprenditori, cosa che succede in altre città d'Italia, perché ci sono degli esempi diciamo un po' ovunque e qua c'è un po' di difficoltà, perché? Allora, diciamola tutta, anche perché io non sono il tipo che le manda a dire. Anche quando, nella mia precedente esperienza, sia da vice sindaco ma anche da direttore generale del Politeama, dalla fondazione, ho cercato più volte di coinvolgere istituti bancari, compagnie di assicurazione, singoli soggetti imprenditoriali, devo dire, ahimè, col scarso risultato. E comincerei proprio dalla banca, cioè è incredibile, noi sono da 15 anni che un noto istituto bancario nazionale svolge le funzioni di tesoreria per la nostra fondazione, e a parte un piccolo contributo iniziale in questi 15 anni, ciò vuol dire che questo istituto bancario ha girato per anni svariati milioni di euro, e non ha trovato la sensibilità e l'attenzione per cercare di venire incontro anche in maniera significativa a quella che poteva essere una partecipazione alla Fondazione Politeama. Ora, io capisco quando magari c'erano, nella passata gestione, c'erano delle difficoltà finanziarie, ma oggi la Fondazione Politeama è una delle poche fondazioni culturali in Italia, lasciatemelo dire, che ha un bilancio in ordine, che ha anche un leggero attivo e che riesce a fare tutto questo soltanto con il contributo annuale del Comune di Catanzaro, che sono 400.000 euro l'anno. Con questi 400.000 euro l'anno noi teniamo una stagione teatrale che è costante, continuo. Noi partiamo a settembre con la campagna abbonamenti e finiamo a luglio. Non c'è nessun teatro calabrese che ha questa continuità di programmazione, e con un teatro praticamente sempre aperto. Quindi, come dire, a maggior ragione è stato importante il segnale di Giovanni Colosimo di essere vicino alla fondazione contribuendo alla stagione, però è anche necessario dire che dovrebbero svegliarsi gli altri. Voglio che faccio un esempio. Quando c'era, e mi spiace dirlo, però ripeto, sono abituato a dire le cose, io cercai anche di avvicinare il Monte dei Paschi di Siena all'epoca, quando c'era un nostro conterraneo presidente, proprio perché il Monte dei Paschi è la fondazione Monte dei Paschi, così come tutte le altre fondazioni bancarie. Tutte le altre fondazioni bancarie ovviamente possono, devono direi, perché nello statuto delle fondazioni bancarie è anche previsto che una parte dei fondi debbano essere destinati ad iniziative che possano favorire la crescita sociale, certo, culturale ed economica del territorio, e per statuto. Ebbene, in quell'occasione, come in altre, poi si è vista la fine che ha fatto il Monte dei Paschi, non c'è stata nessuna attenzione verso questa città e verso un teatro che, ripeto, da questo punto di vista credo che possa essere un fiore all'occhiello per la gestione di strutture simili un po' in tutta Italia. Ecco, non si comprende il valore, secondo lei, di quello che può essere il ruolo di un teatro, anche dal punto di vista culturale, in una città
piccola ma importante come Catanzaro, è il capoluogo di regione, è comunque una città che in questo momento riesce anche a fare un po', diciamo, dal punto di vista culturale da collante, no? Perché insomma anche il fatto di aver portato il coro del Teatro Cilea, di aver cercato di costruire anche in passato delle relazioni con gli altri teatri, e poi di questo anche ne parleremo, dovrebbe portare, insomma, no? Gli istituti bancari, le assicurazioni, gli imprenditori a puntare su questo, però è una città che su questo punto di vista è un po' poco ricettiva, e non solo, diciamo, nel campo culturale, ecco, questo lo possiamo dire. Se dovessimo allargare il discorso, concordo pienamente con lei, perché è scarsamente ricettiva su tanti settori. Per restare nel settore culturale, io non riesco a capire come sfugga, come possa sfuggire che il teatro rappresenta ovunque un momento di identità, un momento di aggregazione culturale e sociale, un momento in cui la popolazione, la comunità si riconosce in quello che generalmente è il luogo principale dove fare cultura. È veramente incredibile che su questi argomenti ci sia scarsa attenzione anche da parte delle associazioni culturali, anche da parte dell'università. Ci metto anche l'università, perché non è possibile che questo nostro ateneo continua ad essere distante dal territorio. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di agevolare, anche con una convenzione, la possibilità di agevolare con una scontistica particolare gli studenti universitari, tutto il mondo che gravita intorno alla Magna Grecia, però devo dire anche qua con scarsi risultati. Il mondo universitario, a cominciare dai docenti, partecipa scarsamente a quella che è l'attività culturale della città. Quindi anche quando ci sono delle occasioni forti, come la lirica, ma anche parleremo un po' della stagione, su spettacoli interessanti che magari non vengono rappresentati in nessuna parte del meridione. Mi riferisco per esempio ai due musical che sono i successi di questa stagione, Bill Elliott e Sister Act, che saranno qua presso il nostro teatro. Ripeto, anche in avvenimenti, in spettacoli molto interessanti, seguiti, di grande successo, c'è questa disattenzione da parte di un certo mondo culturale. Mentre invece, per fortuna, devo dire per fortuna, che i nostri affezionatissimi abbonati continuano a sostenere. Io non smetterò mai di ringraziare gli abbonati del Politeama. Noi, come dire, possiamo stare tranquilli fino a quando avremo questi circa 500 abbonati che ogni anno rinnovano l'abbonamento, sono a noi vicini, e questi consentono che il teatro, almeno in questa situazione, possa continuare ad andare avanti. Però c'era ancora un aspetto che volevo sottolineare. Prego. Per la sua domanda, quello che riguarda quello che deve essere il teatro. Noi abbiamo cercato anche di coinvolgere il Conservatorio, l'Accademia di Belle Arti, proprio perché il teatro non è solo un luogo di rappresentazione degli spettacoli. Sarebbe troppo facile, perché con il palco, con la struttura che ha il Politeama, ovviamente si può ospitare qualsiasi tipo di spettacolo. Il nostro teatro può ospitare, e lo ripeto, qualsiasi tipo di spettacolo, perché per le caratteristiche anche tecniche del palcoscenico si può fare di tutto. Ovviamente non è solo questo, perché sennò sarebbe soltanto un fatto economico. Con la possibilità di poter spendere soldi, tu puoi invitare chiunque, e chiunque può venire a fare uno spettacolo al Politeama. Ma il Politeama, così come tutti i teatri, deve essere anche un luogo di formazione e un luogo di produzione. E noi avevamo già avviato nella prima, durante la mia fase precedente, in cui ero direttore generale, un accordo importantissimo con le scuole civiche di Milano. Esatto. Che per chi conosce queste cose sa che le scuole civiche di Milano sono il più importante ente di formazione culturale e teatrale in Italia. Avevamo fatto questo accordo importante, avevamo avviato già i primi corsi di formazione per i tecnici del suono, per le figure professionali, maestri, che ruotano, no, nell'ambito per tutte le figure professionali che ruotano. Però purtroppo con il mio avvicendamento non è stato dato seguito a questo progetto, e quindi la produzione, la formazione è un altro settore al quale dedicare attenzione. Poi lei parlava anche della produzione. Su questo ricordava le precedenti collaborazioni con il Cilea e con il Rendano,
Anche quella fu fortissimamente voluta da Catanzaro, questa collaborazione. Io e Mario Foglietti ci siamo recati più volte a Cosenza, a Reggio Calabria, per mettere assieme i tre teatri e, ricorderete, fu l'unico esempio di coproduzione di opere liriche in Calabria tra tre teatri, con grandissimo successo. Ricordo che la nostra produzione, che poi era la Madame Butterfly, ebbe un grandissimo successo non solo a Catanzaro, ma io direi che ebbe più successo a Reggio Calabria e a Cosenza, proprio perché da questa collaborazione tra tre teatri si era anche creata una bella sinergia tra lo staff e il management dei tre teatri, per cui quella fu un'esperienza importantissima alla quale bisogna pensare però di dare seguito. E in questo, e chiudo, non si può non rimarcare ancora una volta l'assoluta assenza della Regione Calabria. Ecco, era la mia successiva domanda, cioè che rapporto c'è con la Regione, che rapporto c'è con la Regione che ricordo inizialmente, insomma, era un pilastro un po' della, no, diciamo del teatro, ma poi che cosa è successo, cioè che cosa è avvenuto? La Regione riesce a dialogare con voi, riesce a stare vicino a questo mondo culturale che è il Teatro di Catanzaro, o insomma si smarca come insomma sempre? Ma io credo che ci sia un problema tecnico-organizzativo all'interno della Regione, perché riguarda anche il Cilea e riguarda anche il Rendano, per cui io quando faccio questi discorsi metto assieme i tre grandi teatri regionali. Quindi il discorso va portato avanti assieme, però con una differenza: la Regione Calabria è socio fondatore della Fondazione Politeama, che nasce dall'incontro tra provincia di Catanzaro, comune di Catanzaro e Regione Calabria, per cui ovviamente c'è una partecipazione diretta, diversa rispetto agli altri teatri che invece sono teatri municipali. Sia il Rendano sia il Cilea sono teatri municipali gestiti direttamente dall'amministrazione comunale, mentre invece Catanzaro è una fondazione con un ente di personalità giuridica completamente autonomo che opera come un soggetto di diritto privato, avendo al suo interno dei soci fondatori che sono, ripeto, comune, provincia e regione. Quindi da questo punto di vista la Regione dovrebbe avere maggiore attenzione per il teatro del quale fa parte. Ma oltre a questo, la Regione dovrebbe una volta per tutte mettere all'esame della commissione di riferimento, quindi incontrando i soggetti che operano in questo settore, a fare finalmente una legge regionale di spettacolo dal vivo, perché spesso c'è incompetenza, quindi è bene anche dirle queste cose. Non è che si tratta di parlare soltanto del teatro o della musica o altro, c'è un settore che viene definito spettacolo dal vivo. Lo spettacolo dal vivo si differenzia in base a tutte quelle attività che ovviamente hanno questo tipo di rappresentazione. Anche altre regioni hanno fatto o unica legge regionale di spettacolo dal vivo, quindi prevedendo anche quelli che sono i finanziamenti e le opportunità per quel settore, o altre invece hanno fatto anche delle leggi unicamente sul settore teatrale. Allora è venuto veramente il tempo di mettere mano a questa legge regionale anche per il teatro, se non si ha la forza di fare una legge generale sugli spettacoli, perché capisco che magari diventa più complicato fare una legge che possa riguardare tutto il mondo dello spettacolo, però almeno sul teatro, dove esistono, a parte i tre grandi teatri, io sono stato anche presidente del circuito teatrale regionale che si definiva Teatri Calabresi Associati, ci sono delle realtà importanti in Calabria, non sono solo i tre, ma a Crotone, a Vibo, a Castrovilla, vorrei ricordare i miei amici di Scena Verticale, Saverio, La Ruina e Company, che fanno un ottimo lavoro con una bellissima manifestazione, Primavera dei Teatri, che riscuote notevole successo, ma anche a Reggio Calabria ci sono delle compagnie teatrali molto interessanti, eccetera, eccetera. Allora, su questo settore occorre una legge regionale organica, completa, che possa anche prevedere delle forme di contribuzione, di erogazione di fondi, perché altrimenti in mancanza di programmazione diventa sempre difficile far tutto. Noi stessi, come Teatro Politeama, ovviamente siamo sempre costretti
a programmare una serie di attività all'ultimo momento, perché non avendo la certezza dei fondi e dei contributi, ovviamente è difficile andare a programmare un'intera stagione. Fermo restando però che anche su questo bisogna essere chiari, è tutto il mondo culturale che necessita di fondi. Non c'è nessun teatro al mondo che vive soltanto con la vendita dei biglietti o degli abbonamenti, perché io spesso sento queste cose, ah sì, però perché i contributi per questo o per altro, perché sulla manifestazione o sul teatro. No, se noi pensiamo a quanti contributi pubblici prende la Scala di Milano o la stessa Opera di Roma, lo stesso San Carlo, i grandi teatri nazionali vivono con le sovvenzioni statali, con una differenza però, che accanto alle sovvenzioni statali degli enti locali ci sono anche delle forti sovvenzioni private. Dei privati, ritorniamo all'inizio di questo nostro discorso. Riprendiamo invece il ragionamento che si faceva prima sull'università, un'università, come diceva lei, che è un po' staccata dal contesto cittadino, almeno da una parte di città, un universitario catanzarese che, insomma, tra virgolette, vorrebbe un po' studiato, no? Lo possiamo dire, perché spesso ci si lamenta che manca la comunicazione, spesso si dice che i biglietti sono troppo cari, ma anche il trasporto, però dobbiamo dire che ci sono state delle prove del 9 alle quali gli studenti universitari hanno miseramente fallito, perché lei dice i biglietti, io ricordo anche dei biglietti a 5 euro per esempio per vedere determinati tipi di spettacoli, ma assolutamente vuoti, nella presenza dello studente universitario non c'è. E in generale è un rapporto difficile con i giovani per il teatro, cioè che riscontro avete con il resto della gioventù catanzarese, non solo l'universitario, ma penso anche ai ragazzi dei licei, degli istituti superiori, perché io ricordo quando frequentavo il liceo scientifico che erano i miei docenti che mi portavano a teatro, all'epoca c'era il comunale che funzionava da teatro e i docenti ci aiutavano ad avvicinarci al teatro. Ecco, dipende dai ragazzi o dipende forse anche un po' dalla scuola, dall'ente formatore? Intanto ho scoperto che abbiamo fatto la stessa scuola, il liceo scientifico. Quindi questo è positivo. Allora, io il problema lo vedo essenzialmente con l'università, perché poi quando abbiamo sollecitato le scuole medie superiori alla presenza, magari le matinee, no, hanno partecipato, nelle matinee, ci sono stati, o anche nelle prove stati. Generali, sì, allora, sì. Generalmente c'è una risposta. Quello che invece, e io non mi stancherò di ripeterlo, è questo mondo universitario, questa popolazione studentesca che probabilmente saranno i tempi cambiati, come diceva lei, saranno tutti i vari contesti, però io non li comprendo. Non mi va di pensare, credo che siano il tipo di facoltà che è presente in città, perché la cultura non può essere chiaramente legata ad una facoltà. È chiaro che una facoltà di DAMS, di lettere, ti porta maggiormente a frequentare questo tipo di attività culturale, però è chiaro che un medico, un avvocato, non può che nutrirsi anche di cultura. Allora, è proprio così, ma la disattenzione rimane, perché io che ho studiato giurisprudenza a Roma, alla Sapienza, ricordo che frequentavo continuamente il cosiddetto il teatro Ateneo della Città degli Studi, dove c'era la possibilità non solo di assistere a spettacoli di primo ordine, ma anche c'erano degli incontri con gli attori, con gli autori che erano di grande livello. Ricordo incontri con Edoardo De Filippo, con Carmelo Bene, con Marcello Mastroianni, con Alberto Sordi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi erano occasioni all'interno dell'università e in questi incontri partecipavano tutti gli studenti, compresi noi altri della facoltà di giurisprudenza, che non sentivamo questo distacco culturale dalla facoltà di filosofia o di lettere. Chiaro. Quindi, anche perché se noi ci rivolgiamo ad una classe dirigente, una futura classe dirigente, deve avere anche gli strumenti culturali, non solo tecnici, per andare ad affrontare quelle che saranno le dinamiche e le difficoltà della società a venire. Quindi, da questo punto di vista, credo che non sia questo il problema. Il problema è anche una disattenzione dello stesso mondo universitario, cioè non è possibile che non c'è all'interno del campus, non è possibile che non c'è uno spazio teatrale.
Non c'è possibile che non si faccia attività culturale serie, non c'è un cineforum, non c'è una serie di attività culturali che dovrebbero essere inserite all'interno dell'università con i necessari collegamenti con tutte le altre attività che si fanno all'interno della città. Ma quando parlo di collegamenti non parlo soltanto e non penso soltanto al collegamento con l'autobus o con trenino, penso alle associazioni che dovrebbero interagire tra di loro e quindi cercare di far sì che, così come nelle attività che si fanno all'interno dell'Ateneo possono partecipare le associazioni culturali che lavorano fuori dall'Ateneo, così quando le cose si fanno in senso inverso dovrebbero essere garantite questa rete di relazioni e di collegamenti per far sì che anche un'attività culturale possa crescere all'interno dell'Ateneo, perché è là che vedo un po' carente. Se si pensano alle strutture culturali, capisco tutte le differenze, capisco tutti gli anni di attività che ha l'Università di Cosenza, però se andiamo a pensare alle strutture culturali all'interno dell'Unical e a quelle all'interno del campus Venuta, beh, la differenza credo che sia evidente. Certo, e non si può dire, abbiamo visto le immagini che intanto ci sta mandando il nostro Giuseppe Cristiano, non si può dire nemmeno che questo sia un cartellone magari tra virgolette difficile o comunque che non possa accontentare gusti differenti, perché avete diciamo presentato un cartellone che tocca diversi generi. Lei prima accennava al musical, ma diciamo c'è stata la prosa e stiamo vedendo proprio Salemme che chiaramente grande successo, sold out, certamente è un nome, ma al di là del nome una rappresentazione insomma assolutamente godibile, e ce ne saranno altre delle quali parleremo da qui a breve. C'è stato il balletto, c'è stata la grande interprete musicale, insomma è un cartellone vario, quindi insomma la scusa della, diciamo di una proposta che non sia fruibile, perché poi almeno quello che penso io, il teatro deve essere certamente una proposta, deve avere una proposta culturale elevata, ma deve anche andare incontro al gusto della gente che vuole anche un po' evadere venendo a teatro, non per forza insomma dover essere costretta a chissà che tipo di riflessione. Ci vogliono entrambe le cose, e io immagino e penso che questo cartellone abbia un po' sposato diciamo questa filosofia, almeno a vedere ciò che avete proposto. Quindi la filosofia era proprio questa, ma senz'altro è questa. Voi state trasmettendo le immagini del concerto di Uta Lemper. Uta Lemper è un'icona, chiaramente una delle più grandi artiste che circolano nel mondo, quindi averla qua a Catanzaro con soltanto 3 date in Italia, anche questo è stato, come dire, un colpaccio di Mario. D'altronde quando ci si incontrava con il sovrintendente, con Mario Foglietti, per andare a preparare la nuova stagione, si cercava proprio di fare quello che diceva lei poco fa, quello di mettere assieme dei cartelloni di livello, perché ovviamente il Politeama aspira ad avere un posto nella programmazione teatrale nazionale, e quindi devi fare anche degli spettacoli che abbiano una dignità e abbiano una qualità che possa qualificare il teatro. Dall'altra parte però bisogna anche tener conto delle aspettative del pubblico, dei gusti degli spettatori, e quindi inserire anche degli spettacoli che ne possano incontrare il favore. Io da questo punto di vista sono estremamente soddisfatto. Noi quasi ogni sera abbiamo il sold out, lo abbiamo avuto in questa prima parte della stagione. Come dicevo prima, noi andremo avanti fino a maggio, e anche là faremo una grande chiusura il 5 maggio con l'Orchestra da Camera della Scala, quindi un altro ensemble di primissimo livello che chiuderà la nostra stagione. E c'è stata anche sperimentazione, da quello che vediamo, una sperimentazione molto interessante, anche perché nasce da una collaborazione con i ragazzi di Altrove, che sono diventati una realtà, io li chiamo ragazzi, non in modo chiaramente limitante, ma perché sono giovani, ma sono giovani artisti di grande valore. Quindi stiamo vedendo questo Studio Zero, era il titolo di questa loro esibizione, che ha avuto davvero grandissimo successo, e quindi la valorizzazione anche delle proposte che possono sembrare, anzi no, che possono sembrare, che sono sicuramente sperimentali. Si aspettava un teatro gremito anche in questa occasione, Luca?
Ma direi di sì. Beh, se l'ho messo nel cartellone vuol dire che insomma... Direi di sì, perché quella è stata anche una nostra scommessa con il sindaco, che devo dire la verità, preso da mille impegni, però ha sempre dedicato attenzione al Teatro Politeama, e questo è importante perché il sindaco è anche presidente della fondazione, sì. Quindi nella doppia veste è chiaro che è necessario che ci sia questa attenzione, perché altrimenti diventa difficile poi dialogare con gli enti. I ragazzi di Altrove, li chiamo anch'io come li chiama lei, hanno fatto questo spettacolo Studio Zero, che ha ricevuto anche questo l'apprezzamento del pubblico. Sì, è un teatro cosiddetto sperimentale, però con delle connotazioni anche di rappresentazioni classiche che fanno pensare alla possibilità nella nostra città di avere anche un certo tipo di spettacolo magari meno presente, però se veramente si riesce a mettere su una compagnia, e quindi questo vuol dire la residenza per i non addetti ai lavori, spiego che una compagnia teatrale, una compagnia di danza deve anche avere un luogo fisico, la cosiddetta residenza, stabile, dove poter attivare una serie di azioni che comprendono anche la formazione e la produzione, come dicevamo prima, e non solo il momento finale della rappresentazione. Se intorno a questo cercheremo di riprendere anche il discorso dell'orchestra, cercheremo anche di vedere un attimo se una compagnia teatrale, se si riuscisse veramente a mettere su una compagnia teatrale sempre legata alla residenza presso il nostro teatro. Oggi c'è la possibilità con il cosiddetto piccolo, che è una sala che abbiamo ricavato all'interno del teatro, e quindi è un ulteriore spazio fruibile anche dalle compagnie e dalle associazioni locali. Allora, se riusciamo a mettere assieme tutte queste cose, probabilmente daremo avvio ad una nuova fase con gli elementi di cui parlavamo prima, quelli della formazione e quelli della produzione. Per quanto riguarda l'attenzione alle realtà locali, beh, noi lo stiamo facendo da qualche anno. Dicevamo prima di Scena Verticale, che si è esibita presso il nostro teatro nella scorsa stagione, così come Francesca Prestia, così come il grande pianista Codispoti, così come i ragazzi di Altrove, e ci sarà anche un ensemble con un quintetto nel mese di aprile, sempre presso il Teatro Politeama. Sono anche questi artisti locali. Allora, l'apertura però a mio avviso deve essere sempre molto molto cauta. Perché? Perché queste realtà devono essere aiutate a crescere. Quando poi si va sul palco, e quindi ovviamente poi scattano le comparazioni, quando ovviamente ci si attende sempre qualcosa in più, a maggior ragione che questi artisti magari sono locali, e quindi c'è sempre un'aspettativa maggiore. Allora la compagnia e gli artisti, come si suol dire, devono essere pronti al debutto sul palco del Politeama. Perché? Perché altrimenti potrebbe diventare controproducente. Uno spettacolo mal riuscito, una rappresentazione che non funziona, per brucia, lo stesso artista locale potrebbe rappresentare un fatto negativo invece che positivo. Rispondiamo ad una domanda, lei già l'ha fatto, diciamo, però la leggo, vediamo se possiamo aggiungere qualcosa in più. C'è un nostro web spettatore che ci chiede in che modo la Fondazione, se lo vorrà fare concretamente, instaurerà rapporti di collaborazione con le tante associazioni culturali, oltre che teatrali e musicali, operanti in città. Abbiamo fatto proprio poco fa un passaggio, però di concreto c'è la possibilità, ecco, di pensare davvero a questo coinvolgimento delle professionalità chiaramente più importanti che ci sono in città. Allora, certamente c'è la nostra volontà di coinvolgerle, però lo dico con estrema chiarezza, c'è anche la volontà di far crescere queste associazioni, che devono anche loro dare il proprio contributo. Io ricordo quando ero assessore alla cultura che lo dissi chiaramente a delle compagnie amatoriali, che eravamo stanchi di sentire per l'ennesima volta la replica delle commedie dialettali che ognuno di noi avrà visto 100 volte con lo stesso testo, ma solo con attori che cambiano. Allora, le associazioni devono anche loro crescere, fare quel devono salto. Anche loro fare un salto, perché non è il problema di fare la rappresentazione al Politeama, quella si può fare sempre. Il problema è di arrivare con proposte, con idee nuove. Io quello che dico sempre quando mi incontro è:
tenete conto che noi siamo disponibili, però fatemi vedere le vostre proposte, fateci vedere quello di cui siete portatori, quindi qualcosa che debba servire ad alzare il livello delle rappresentazioni di spettacolo o degli eventi culturali nella nostra città. È inutile continuare a fare, lo ripeto, gli stessi spettacoli, perché da questo punto di vista ovviamente non ci potrà essere spazio al politeama. Se invece c'è la volontà di andare a creare delle sinergie, e su queste noi siamo sempre interessati e favorevoli, però, lo ripeto, da parte loro ci deve essere questa voglia di fare un salto di qualità. Senta, lei prima parlava di residenze teatrali, c'è stata un'esperienza in Calabria finanziata dalla regione proprio di residenze teatrali che ha coinvolto nelle altre città c'è stato, anche nella vicina Soverato, anche a Badolato, anche qua bisognerebbe aprire una parentesi, perché in quell'occasione non ero io il direttore generale, però diventa difficile capire perché delle nostre compagnie, tra l'altro molto brave, che lavorano da anni sul territorio, poi per avere la residenza sono dovuti andare a Badolato o a Soverato, e il Politeama in quell'occasione, quindi con un bando regionale, come lei ricordava, al Politeama non ci fu nessuna occasione di crescita per le compagnie, perché il Politeama restò fuori da quella programmazione. Senta, il 26 gennaio del 2016, in una conferenza stampa alla quale credo partecipò pure lei e il sindaco, avete presentato questo progetto di formazione, ne parlavamo prima, di formazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali Tchaikovsky. Io ho ripreso esattamente la notizia che ricordavo di aver letto, per vari tipi di corsi, direzione artistica, musicoterapia, direzione d'orchestra e così via. Che sviluppo ha avuto poi questa allora, questo tipo di rapporto? Eravamo interessati soltanto ad un corso di queste. L'Istituto Tchaikovsky è un conservatorio privato che opera nella nostra regione. Noi eravamo interessati ad uno solo, perché gli altri si facevano presso la loro sede a Nocera. Sì. E devo dire purtroppo che non è stato raggiunto il numero minimo. Il numero minimo dei partecipanti, anche perché questo era un corso patrocinato, voluto dal Ministero, dal MIBAC, quindi c'erano dei requisiti che dovevano essere rispettati, e tra questi requisiti c'era anche quello di raggiungere un numero minimo di partecipanti per avviare il corso. E quindi non si è arrivati al numero. Anche questo mi fa piacere la sua domanda, perché purtroppo, e lo dico veramente con dispiacere, alcune volte si parla tanto, però poi nella realtà, quando si crea l'occasione, quando magari c'è la possibilità di partecipare ad un corso, come nel caso specifico, che era altamente qualificato, anche con docenti che venivano da fuori regione e da prestigiosi istituti musicali italiani, quando poi si creano le occasioni, poi, come nel caso specifico, sono mancati i partecipanti, e non credo che sia stato il costo, perché il costo era abbordabile, se ricordo bene era intorno a 800 euro, quindi non è che parliamo di grandi cifre, però purtroppo è mancata la partecipazione, e non si può dire neanche, come si diceva prima, la comunicazione, non lo sapeva nessuno, no, perché la comunicazione all'epoca venne fatta sugli organi di stampa, nelle scuole, con manifesti. Credo che anche Catanzaro Informa abbia pubblicato io leggevo un estratto più volte la notizia, quindi non si può dire che non se ne sapeva niente. Ecco, per me questi sono comodi alibi. Le posso fare una domanda, insomma, un po'? Questa è una città che è purula di associazioni culturali, ce ne sono tante, arrivano tantissimi comunicati. Quanto queste associazioni culturali poi sono presenti, diciamo, al teatro? Perché qualcuna sicuramente sì, lo vediamo, insomma, partecipa anche attivamente con la preparazione pure agli spettacoli, insomma, no? Ci sono state delle belle esperienze, ma in realtà di tutte queste associazioni culturali che ci sono, perché qua si dovrebbe fare realmente un censimento forse delle associazioni culturali che lavorano in città, anche per stilare, ecco, questa era un'idea che diciamo più volte è stata riproposta, un calendario di eventi, perché
questa è una città che in alcune serate propone, diciamo, 3-4 eventi contemporaneamente, poi la popolazione è quella, insomma, diventa anche difficile poter seguire tutto, anche per noi giornalisti, devo dire la verità, per le redazioni diventa complicato alcune volte poter seguire, diciamo, l'offerta che c'è. Entrambe le risposte proprio con dei flash, perché dobbiamo parlare anche un po' dei prossimi appuntamenti del allora è proprio così, però anche qua una piccola esperienza personale. Io ho fondato con altri amici nel 1979 la cooperativa Nuova Ipotesi, sì, che credo sia stata la migliore, la più importante associazione culturale nella nostra città, quindi conosco tutte le varie realtà e le varie associazioni presenti in città, ed è proprio come diceva lei, ce ne sono alcune che sono più attente, che lavorano con serietà, con attenzione, partecipano anche alla vita del teatro, però ce ne sono tante che invece limitano questa partecipazione più ai comunicati stampa che alle effettive iniziative. Anche là il calendario, cioè il Politeama di solito rende pubblica la sua stagione tra settembre e ottobre. Ebbene, è già successo 3-4 volte in questa stagione che nella stessa serata ci siano state altre manifestazioni in città nello stesso orario, magari all'auditorium o altrove. Credo che anche questo, gli stessi organizzatori che hanno da settembre il calendario del Politeama dovrebbero da questo punto di vista rivolgere la loro attenzione su altre giornate, ma questa attenzione non per mettere in competizione le cose, perché non esiste, né stiamo parlando di questo, ma anche per dare l'opportunità a chi vuole partecipare a più iniziative di poterlo fare. Se in una settimana non c'è niente e poi in quella giornata ci sono 3 appuntamenti, le cose non sono funzionali e non vanno bene, soprattutto per gli organizzatori, che perderanno pubblico a favore dell'uno o dell'altro. Il bacino è quello. Invece di offrire, di offrire una programmazione differente nelle diverse giornate. Allora, si ritorna a teatro il 2 di febbraio con la prosa, diciamo, tra prosa e danza c'è un po' di tutto in questo divorzio dei compromessi sposi con Carlo Bucirosso, che è un altro personaggio. È un altro sold out in arrivo. È un altro sold out in arrivo, assolutamente, perché il personaggio merita, conosciuto, personaggio anche televisivo, diciamo, da cinema. È un sold out, ci siamo quasi. Cioè, che cosa possiamo dire a chi ci guarda? C'è ancora qualche biglietto? Ci sono circa 200 posti ancora disponibili. Manca ancora, siccome mancano 15 giorni, è facile fare un'altra previsione di sold out anche per Bucirosso, perché tra l'altro c'è già stato l'anno scorso con grandissimo successo, e abbiamo notato che è un attore amato dal pubblico, anche lui grandi applausi l'anno scorso alla fine dello spettacolo. Ecco, quando noi vediamo che funziona lo spettacolo, anche Salemme. Non l'anno scorso, c'era stato due anni fa. Però il pubblico risponde sempre in maniera entusiasta, e allora, come dicevo prima, bisogna anche tener conto dei gusti del pubblico. Salemme come Bucirosso sono artisti che fanno il sold out, quindi fino a quando ci sarà questo favore del pubblico, noi abbiamo, io dico, il dovere di assecondarlo. E poi ci sarà il 17 febbraio il Giro del Mondo in 80 minuti. Mi piace questa definizione di concerto scenico, che racconta un viaggio dell'umanità attraverso il modo di fare e vivere la musica dell'orchestra di Piazza Vittorio. Insomma, questo è un altro spettacolo. Anche questo è uno spettacolo molto interessante. Molto interessante. Forse un po' di nicchia, ma molto interessante, perché l'orchestra di Piazza Vittorio oramai è conosciuta con le sue musiche e con i partecipanti all'ensemble che provengono da ogni parte del mondo, riscuotono notevole successo dovunque vadano. Questo è molto particolare come spettacolo, questo Giro del Mondo, con quindi vari generi musicali, con una scena anche interessante. Credo che ci divertiremo anche con loro. E penso anche con Sister Act, 7-8 marzo, due date per questo musical. Classico. Due musical che, come dicevo poc'anzi, sono tra i musical che stanno andando alla grande. Sono stati in giro l'anno scorso, più che altro nell'Italia settentrionale, poi quest'anno hanno aperto anche verso la Sicilia,
Calabria e Puglia, e quindi sia Sister Act che Billy Elliot sono due musical, anche qua è facile prevedere il tutto un è doppio successo. Billy Elliot 19 e 20 di aprile, però vi rimando al sito del Politeama chiaramente per vedere tutta la programmazione. Un'ultima domanda in chiusura, abbiamo diciamo terminato il nostro tempo a disposizione, lei prima parlava di cooperativa Nuova Ipotesi, quanto le fa male vedere il Teatro Masceri chiuso? Molto, veramente molto, perché io ricordo l'avventura con Franco Ferrara, Eugenio Attanasio e gli altri amici della cooperativa Nuova Ipotesi, dove nel dicembre del 1991, dopo 6 mesi di lavori al Masceri, riuscimmo ad aprirlo. Non solo riuscimmo ad aprirlo come cinema, ma anche come teatro. Il teatro, la prima stagione teatrale, ritornò nel 91-92 proprio al Masceri. Beh, là è un problema che noi avevamo anche affrontato come cooperativa, è un problema anche della proprietà, certo, sì. Che ovviamente, essendo proprietà privata, si aspettano che da questo immobile ci sia un ritorno abbastanza cospicuo. Non credo che sia facile. Io anche all'epoca, quando ci incontrammo con le eredi del costruttore di Masceri, cercammo di fargli capire che il mercato immobiliare non è quello delle grandi città, certo, tenendo conto che loro non stanno a Catanzaro ma stanno altrove. Però da questo punto di vista non c'è stato niente da fare. Da quello che so, le pretese continuano ad essere un po' esose, quindi se non si trova una via di mezzo, c'era anche la possibilità di qualche contributo comunitario, sì, per sì, cercare di che il comune possa acquistare il Masceri, quindi poi ristrutturarlo e farlo. Però anche qua bisogna essere ottimisti, c'è un'altra iniziativa, esatto, e quello in città. Volevo chiudere con questo. C'è un'altra iniziativa in città sul teatro comunale con, sì, il Teatro Incanto, la Francesco compagnia Passafaro. Di Francesco Passafaro, sì, anche quello credo che sia un esempio importante, così come quello del Super Cinema, sempre qua da noi. Ecco, se si riesce a creare questa rete di collaborazione, certo, tra i vari soggetti che operano nella città, e ci mettiamo dentro, lo ripeto per l'ennesima volta, l'Accademia, il Conservatorio, l'Università, allora probabilmente questo tessuto sociale e culturale potrà essere ancora più propositivo. Però è necessaria la collaborazione di tutti e soprattutto la volontà di pensare che non è che ci sono i più bravi sulla piazza, ma si lavora assieme per un obiettivo comune. Bene, noi siamo arrivati al termine di questa chiacchierata. Grazie mille al direttore della Fondazione Politeama, Aldo Costa. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che per tutte le notizie che riguardano il maltempo potete chiaramente leggerle sul nostro giornale. Vi do appuntamento a giovedì alle 18 per la ripresa di Studio Giallo Rosso. È ricominciato il campionato del Catanzaro e ricominciamo anche noi a raccontarvi le vicende della squadra giallorossa. Grazie a Giuseppe Cristiano che è stato in regia e a tutti voi che ci avete seguito. Buon proseguimento di serata.